Oggi vediamo una schedina DS2413 che serve per aumentare gli ingressi e le uscite di Arduino. È una delle tante soluzioni che potete trovare. Sto cercando un po' di fare una panoramica di tutti i vari sensori e attuatori collegabili. Questa ha la particolarità di essere prodotta dalla Dallas e quindi di usare il protocollo one wire, cioè un filo solo. Iniziamo subito. Il chip DS2413 vi permette di aggiungere due pin al vostro Arduino, due pin digitali che possono funzionare da ingresso e uscita. Sono pin particolari perché sono open drain, adesso vediamo cosa significa. Qual è il vantaggio? Allora, capita spesso di terminare i pin e averne bisogno di qualcuno in più, quindi questo è un sistema. E essendo un oggetto, vedete la sigla DS, quindi è prodotto dalla Dallas, quella che fa anche il famoso sensore di temperatura, usa lo stesso protocollo che si chiama One Wire, quindi potete collegarli tanti tra di loro utilizzando un unico filo. Ognuna di queste schedine prenderà un indirizzo, conviene andare a vedere il datasheet per vedere com'è l'assegnazione dell'indirizzo sulle varie schede, comunque se ne avete una è facile, come vedrete nel mio esempio. Quindi potete concatenare e creare una lunga sequenza di ingresso e uscite in modo da coprire tutte le vostre necessità. Vediamo l'hardware, perché vi ricordo bisogna stare attenti con questo protocollo perché è necessario mettere il pull up. Disegniamo qui un Arduino a scelta, quello che avete in casa. Dal nostro Arduino usciremo con un filo preso sul pin 8. Abbiamo poi la nostra schedina, la disegno qua, il nostro DS2413. Come avete notato abbiamo 4 pin, quindi uno è il ground e quindi lo colleghiamo al ground di Arduino. Poi abbiamo un ingresso dati, viene segnato I/O se non sbaglio, e questo lo collegheremo al pin 8. Occhio che ci vuole un resistore di pull up, va collegato ai 5 volt ed è da 4K7 circa, quindi un 4-5000 ohm. In questo modo potete poi collegare più schedine a seconda delle vostre necessità. Il resistore è uno solo. Avete due pin, questi sono in open drain, quindi vedete che non c'è alimentazione. Useremo i pin per portare, per esempio, un LED, lo disegno qua. Andremo a accendere due LED, quindi LED resistore, e questo va verso i 5 volt. Lo stesso per l'altro. Quindi abbiamo qua il secondo LED collegato così. Resistore a piacere, io ho sempre quelli da 390 collegati in questo modo, perché all'interno, adesso vi faccio versione semplificata del MOSFET, abbiamo questo collegato verso ground e noi ci colleghiamo qui, questo qui è il pin della nostra scheda di espansione, e quindi andremo poi con LED e resistore verso il 5 volt. Quando scatta chiude e mi porta il catodo del nostro LED verso il ground. Andiamo a vedere il codice, ovviamente servirà una libreria. Per pilotare il nostro LED dovremo andare a installare la libreria OneWire. Sotto Sketch, Include Library, Manage Library, cerchiamo OneWire e la installiamo se necessario. OneWire si scrive OneWire. Se avete usato i sensori Dallas potrebbe essere che l'avete già installata. Eccola qua, OneWire by Jim Studd. Una volta che abbiamo installato la libreria la possiamo includere all'inizio dello sketch, quindi facciamo sketch, include library e cerchiamo one wire. Allora, non abbiamo una libreria DS2413, ma bisogna poi andare a scrivere dei comandi su il bus che andiamo a creare. Allora, vediamo un po' come dividerlo perché è abbastanza complicato. Allora, intanto creiamo il nostro one wire, il nostro oggetto che useremo per comunicare, lo chiamiamo wire, e gli passiamo il pin 8, quello a cui abbiamo collegato il sensore. Quindi questo è a posto. Poi, nella parte setup, dovremo andare a vedere se troviamo qualcosa sul bus, e questo qualcosa avrà un indirizzo. Dunque l'indirizzo lo mettiamo qui. Negli esempi che trovate su Adafruit, c'è un esempio in cui specificano l'indirizzo, viene dato come uint8_t, quindi è un array di byte, lo chiama address, sono 8 byte e sono tutti a 0. Quindi questo qui è il nostro indirizzo, l'indirizzo della prima scheda, quindi l'unica scheda avrà indirizzo 0. Suppongo che mettendone 2 avrò 0, 1 e così via crescendo. Prepariamoci a effettuare la ricerca dei dispositivi. Bisogna prima fare un reset di search.
Poi gli diamo un piccolo delay per permettere il tutto di assestarsi, diciamo 250 millisecondi, e poi possiamo lanciare la ricerca. La ricerca si fa con wire search, wire.search, diamo l'address, quindi dell'oggetto che vogliamo collegare. Questo qua ritorna un boolean, quindi true o false, quindi se questa cosa qui va male, quindi metto davanti il not, se questo fallisce vuol dire che non ho trovato nulla, e allora possiamo stampare un messaggio e eventualmente bloccare l'esecuzione. Quindi facciamo while 1 che si blocca tutto. Se volete collegare il serial, la porta seriale, magari stampate un messaggio e possiamo quindi terminare di nuovo la ricerca prima di bloccare tutto lo sketch. Quindi vado a copiare il reset search e lo metto qua prima di terminare. Quindi immaginiamo di aver agganciato e trovato il nostro oggetto, ora possiamo comunicare. Quindi se è andato bene dentro loop possiamo mandargli delle informazioni usando write che ora andremo a definire. Quindi lo facciamo facile, poi scendiamo di complessità. Quindi voglio andare a scrivere sulla mia schedina, gli passerò wire che è l'oggetto, quindi il nostro one wire, l'indirizzo a cui voglio scrivere, address, e poi i bit. Gli passiamo un numero, lo metto in formato binario, quindi avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Funziona al contrario, noi pilotiamo due pin che corrispondono ai due bit tutti a destra. Quindi potremmo mandare una serie di comandi per farli lampeggiare, mettendo questo write e poi un delay. Mettiamone 4, quindi copio, lo incollo 4 volte, e a seconda di come andiamo a impostare i bit vedrete i LED accendersi o spegnersi. Funziona al contrario, quindi così dovrebbero essere accesi. Se vado a metterlo a 1 si spegne, quindi spegniamo uno, poi l'altro e poi li spegniamo tutti e due. Quindi questo qua è il meccanismo. Salviamo lo sketch così com'è. Ci manca questo write che non abbiamo definito. Aggiungiamo un modulo, lo faccio per evitare di complicare troppo questo sketch e magari poi ci servirà anche per qualche altro esperimento. Aggiungiamo quindi un nuovo tab, lo chiamiamo DS2413. DS maiuscolo 2413.h e diamo ok. Torniamo in quello principale e lo includiamo all'inizio. Diamo un include di DS2413.h. Salviamo, torniamo sul nostro 2413. Allora qua ho recuperato un po' di informazioni dal sito di Adafruit. Quindi abbiamo bisogno di una serie di costanti che servono per comunicare col modulo. Le vado a mettere qui. Allora, per definire bene il modulo, poi dovremmo andare a mettere gli if and def all'inizio e alla fine, però qua essendo molto semplice non abbiamo queste problematiche. Magari poi lo potete completare voi come esercizio per dargli una forma più definita e corretta. Dunque, abbiamo qua queste costanti che servono per andare a comunicare con il nostro oggetto. A noi serve un metodo che chiamiamo write, quindi faccio bool write, aperta e chiusa, e qui gli passiamo, abbiamo visto, un po' di informazioni. Abbiamo detto che gli passeremo il while, quindi è one while, lo chiamo on while, l'oggetto, il parametro. Poi abbiamo l'indirizzo, quindi uint 8 underscore t address di 8, quindi un array di 8 bit, che è il nostro indirizzo, e poi un int 8 underscore t, scusate a scriverlo, int, e poi gli manderemo lo stato, quindi un byte con lo stato che vogliamo scrivere. L'int 8 è un intero da 8 bit senza segno, quindi un byte. Qui dentro invieremo su one wire una serie di comandi. Questi si possono ricavare dal datasheet del chip. Vi ripeto, li ho ricavati dagli esempi di Adafruit. Per comunicare faremo onewire.reset. Poi dobbiamo dire con chi vogliamo parlare, quindi onewire. Facciamo select, quindi passiamo l'address della scheda a cui siamo interessati. Poi vogliamo dirgli che vogliamo scrivere, quindi faremo onewrite.write. Quindi una volta che abbiamo selezionato la scheda con cui parlare, se voglio andare a scrivere qualcosa, manderemo questa costante accessWrite.
Quindi qui avrò write, gli mando proprio questi byte, access write. Ora la scheda è in attesa dei dati che gli sto per mandare. Allora, i dati bisogna fare un'operazione prima di inviarli, quindi state deve essere uguale, devo fare un OR con una maschera di bit, perché i primi 6 bit devono essere tutti pari a 1. Quindi devo fare, in questo modo faccio l'OR con la maschera di bit che vado a specificare qui, FC. Quindi state, scusate, ho usato stato là, quindi stato è uguale questa cosa qua. Questo equivale a, io ho il mio stato che abbiamo visto prima, l'abbiamo impostato così con 4, poi lasciamo un po' di spazio, 0011, per esempio, voglio attivare tutti e due i pin, devo fare l'OR con quella maschera. FC vuol dire, quindi se scrivo FC, ritraduco in nibble, quindi gruppi di 4 bit. F vuol dire 1111 e C dovrebbe essere 1100. Quindi facendo l'OR, che è il pipe, questo qui in verticale, vado a mettere insieme queste cose qua. Quindi qui avremo per i primi 6 bit tutti 1. E poi qua troviamo quelli che abbiamo impostato noi, come l'abbiamo impostato noi. Ok, quindi chiarito questo, andiamo a sparare sempre con il nostro write lo stato. Quindi faremo CTRL C, onWrite write di stato, così come abbiamo deciso di impostarli. E poi c'è questa stranezza: subito dopo dovremo andare a inviare lo stesso byte totalmente invertito. Per farlo si può usare questo operatore, il tilde, che inverte tutti i bit. Quindi se abbiamo mandato la prima volta, nel nostro caso abbiamo inviato la prima volta 8, 1, il tilde fa sì che diventino tutti 0. Questo viene probabilmente chiesto per avere una specie di ridondanza nella trasmissione. Ma una volta che abbiamo fatto questa cosa qui, chiediamo conferma, quindi abbiamo un risultato che ci viene restituito, lo andiamo a prendere con onewire.read, va a leggere quello che è tornato. Questo ACK che ho messo qui è sempre un byte, quindi lo possiamo preparare qui sopra. Quindi uint ACK, mettiamolo uguale inizialmente a 0. E il risultato della trasmissione ci serve perché la schedina mi dà anche un byte di stato che, in caso di comando andato a buon fine, va comunque letto, perché altrimenti occupa, diciamo, i vari buffer. Quindi se ACK uguale abbiamo questa costante ACK success, la mettiamo qui. Se è andata bene, allora andiamo a leggerci anche il byte che mi torna. Quindi questo status byte non ne facciamo nulla, quindi leggo e lo buttiamo via, quindi manco lo prendo. Al termine di tutto facciamo di nuovo il reset e siamo pronti per fare un'altra scrittura. Possiamo ritornare qualcosa, return, visto che write ritorna un boolean. Cosa ritorniamo? Andiamo a vedere la ACK. Quindi se ACK uguale, abbiamo detto, se è andato tutto bene, lo so perché ACK vale ACK underscore success, allora ritorno true, altrimenti false. Ho usato l'if in forma abbreviata, punto e virgola, salvo, compilo il tutto, lo proviamo, dovremmo vedere i LED che lampeggiano. Oggi abbiamo visto come comandare i due pin di questa schedina utilizzando Arduino e abbiamo messo le basi della libreria, perché non c'è, quindi abbiamo dovuto un po' crearla. Probabilmente nei prossimi mesi potrebbe anche uscire qualcosa, quindi non è necessario fare tutto quello che abbiamo fatto, anche se comunque è interessante mettere il naso un po' a basso livello. Potete avere più informazioni consultando il datasheet del prodotto. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!